Con una suggestiva cerimonia, il gremio dei viandanti ha ricordato la gloria di tutti i santi. Nel rispetto di una tradizione plurisecolare, il 1° novembre nella chiesa di Sant'Agostino, il parroco Don Davide Onida ha celebrato una messa solenne, che si è conclusa nella cappella del gremio, dove si custodisce piamente il miracoloso simulacro di Nostra Signora del Buon Cammino, come si legge nel decreto apostolico di Papa Francesco, che ha concesso l'indulgenza plenaria per la festa maggiore dello scorso agosto. La cappella sorge nel luogo dove esisteva l'antico santuario della Madonna del Buon Cammino. Nel 1477, al loro arrivo in città, i padri agostiniani trovarono già la devozione alla Madonna e costruirono l'attuale chiesa sul vecchio santuario, che fu così destinato alle sepolture della confraria. Da quel periodo e fino alle leggi napoleoniche, i viandanti venivano sepolti sotto la loro cappella. Un lavoro importante è quello dei gremianti, rivolto alla salvaguardia delle tradizioni sassaresi, con un pensiero anche alle vittime dei recenti terremoti.